Passi avanti nel progetto di moneta unica mondiale e a Berlino presentata anche la prima valuta ecologica. Il corrispondente Marco Barbello. Sono tempi duri per l'euro che soffre sotto il peso del debito di alcuni paesi europei, ma tempi d'oro per la moneta unica mondiale, un progetto con impronta italiana nato negli anni 90 per sostituire gradualmente le attuali circa 200 valute in circolazione in tutto il mondo con una sorta di euro appunto mondiale. Se il primo test della nuova moneta è avvenuto al G8 dell'Aquila nel 2009, ecco che al World Money Fair di Berlino, la più grande rassegna numismatica al mondo, sono state annunciate altre tappe. Partecipano molte zecche, oggi abbiamo la zecca di Stato italiana e la zecca reale inglese che hanno fatto le loro proposte, e altre zecche si aggiungeranno. Dicevo, questo progetto sembra che sia il progetto giusto al momento giusto. E siamo già in vista anche di un grande test per l'Expo Universale di Milano del 2015. In vista dell'Expo milanese dunque ecco la moneta sperimentale realizzata dalla zecca italiana con un disegno del codice atlantico di Leonardo, due versioni, una in argento del peso di mezza oncia e una addirittura in metallo riciclato, il primo esempio di moneta ecologica. Diventeranno la valuta corrente per i 20 milioni di visitatori attesi all'Expo 2015. Riprende quota il mercato dell'arte in Italia.